Questo programma vi è presentato da Viaggio e Vedo. L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Un programma ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni. Buongiorno, buongiorno a tutti, carissimi amici, fratelli d'arme e italiani. Oggi parliamo ancora una volta con molto piacere dei nostri nonni in grigio verde. Lo facciamo intanto come italiani, sia come espansione storica e soprattutto per quella famosa battaglia, quella presa in carico che ci siamo dati il 4 novembre dello scorso anno per ricordare la memoria di questi ragazzi che purtroppo non hanno potuto tornare a casa, e chi l'ha fatto insomma non è stato, come si dice, fortunato, perché poi i ricordi di quello che si è passato, dei compagni caduti e tante altre realtà sono comunque state sempre presenti nella sua vita di tutti i giorni, perché è un evento comunque che ha segnato un'intera generazione di ragazzi di 20 anni. Bene, io con questa occasione oggi vi parleremo intanto del raduno di Darfo, dell'arma d'artiglieria, vi parleremo della presentazione del calendario dell'Associazione Nazionale Artiglieria d'Italia, e invito con molto calore tutti i presidenti delle associazioni d'arma, qualora vogliono presentare il loro calendario, basta mandare un'email al gianluigi@viaggioevedo.it oppure mandare un sms al 320 46 87 503, così possiamo prendere contatto e decidere appunto in quale puntata raccontarlo. Ma facciamo presto, perché comunque si avvicina il Natale e magari ad averlo, no, prima della fine dell'anno è comunque un grande piacere. Allora mi rivolgo calorosamente ai commilitoni delle altre specialità d'arma: se vogliono appunto promuovere il loro calendario, basta che ci chiamano. L'Italia ascolta il Piave nasce proprio con questo spirito di cameratismo fra chi ha portato le stellette e fra chi ora non le porta più, ma ha fatto questo percorso. Un percorso che ha fatto anche il nostro amico, il nuovo amico della trasmissione, Roberto Duceschi, che ha vinto la scorsa settimana a Torino come autore dell'anno con il racconto tematico sulla Grande Guerra, Tu sei fortunato, torni a casa. Bravo Roberto, sono contento che esistano ancora altri ragazzi come te, e voglio dare anche il saluto al nuovo amico della trasmissione, il nostro Oliviero Moschin, che è anche amico del nostro generale Pierluigi Genta. Bene, grazie ragazzi, continuate a seguire questo programma, ditelo agli amici, perché qui c'è spazio per chi ha voglia di ricordare i nostri nonni in grigio verde. Bene, allora la parola al nostro amico generale Genta, che presenta il calendario dell'arma di artiglieria. Buonasera e ben trovato al generale Pierluigi Genta, come va? Ciao caro Gianluigi, benissimo, grazie per questa ulteriore possibilità che mi dai quest'oggi di parlare ai nostri amici. I nostri compagni d'arme, i nostri speciali, diciamo gli altri spettatori dei canali video di Via della Viaggio Vedo, dove sono pubblicati anche lì i video della puntata dell'Italia Ascolta il Piave, oltre che alla radio. Allora, oggi grande informazione, intanto gli auguri per Santa Barbara ai nostri... Bravo Gianluigi, ci siamo pochi giorni ancora e siamo a Santa Barbara, festeggiamo la nostra patrona, la patrona dell'arma di artiglieria, ovviamente anche della Marina, dei Vigili del Fuoco, del Genio, tutti coloro che maneggiano esplosivi. Eh sì, come sempre noi siamo molto attaccati alla nostra Santa. Te l'ho mai parlato che anch'io ho avuto il piacere di fare la scorta alla salma della Santa nel lontano 1990 durante la festa di Santa Barbara. Fu bellissimo. No, questa è una cosa che non mi hai mai raccontato. Vabbè, ne ho fatte, insomma. Però, l'hai tenuta segreta, sì, l'hai tenuta segreta. Amici all'ascolto, sono uno dei tanti fortunati che ha potuto fare la scorta alla Salma della Santa quando è venuta a Roma nella Basilica San Paolo fuori le mura. Perfetto. E allora diciamo questo, ricordiamo, anzi fallo anche tu, generale, che è il raduno di Darfo Boario Terme con il motto che abbiamo... Allora... La memoria del passato. Del passato ci guida nel futuro, al futuro. Le grandi generazioni che quindi passano. Questo
Senza il passato non esiste il futuro. Il futuro si basa sulla nostra esperienza di vita del passato, e quindi il legame è imprescindibile. È tutto. Bene, ha raccontato appunto D'Alfo, che noi ci vediamo e risentiamo. Abbiamo detto che è intervenuto il sindaco di D'Alfo Boario Terme nel nostro programma, è intervenuto il sindaco di Reti Puglia per dare lustro ancora al programma, noi lo ringraziamo, è intervenuto il museo della Guerra Bianca di Temù, tutte persone che saranno poi protagoniste appunto al raduno di D'Alfo dal 5 all'8 di maggio. Di maggio 2016. Ma la vera chicca, la vera notizia, l'exploit, è che c'è il calendario dell'Arma il calendario dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia. Lo scorso anno, dopo 10 anni di sonno, abbiamo ripreso a pubblicare il calendario. L'anno scorso, l'inizio delle commemorazioni dei 100 anni dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ha visto un calendario di grande successo. E sull'onda del successo dello scorso anno, anche quest'anno l'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia ripropone il calendario 2016. Tu non l'hai visto, Gianluigi, ancora è in stampa, giovedì arriveranno le prime copie in associazione e quindi inizieremo anche la distribuzione ai nostri soci che ce ne hanno fatto richiesta. Il calendario quest'anno, dimmi scusa. Sarà esplosivo, come sempre. E noi ce lo auguriamo, la buona volontà ce l'abbiamo messa tutta, l'impegno altrettanto, abbiamo iniziato molto presto, poi è chiaro che gli impegni quotidiani non sempre ci hanno consentito di seguire da vicino il lavoro per il nostro calendario. Comunque il calendario è pronto, il calendario quest'anno vuole ricordare le medaglie d'oro dell'arma di artiglieria conseguite dai nostri amici artiglieri nella Prima Guerra Mondiale. Le medaglie sono 28 medaglie d'oro, chiedo scusa, 25 medaglie d'oro, no, il 28 è legato alle 228 lapidi che sono lungo la strada degli artiglieri in quelle di Rovereto, quindi ecco il 28 da dove esce, quindi 25 medaglie d'oro. Ufficiali, sottufficiali, artiglieri conseguite durante la Prima Guerra Mondiale. Il calendario, oltre ovviamente a un indirizzo di saluto del nostro presidente, ricorda quelle che sono le medaglie al valore militare, quindi come vengono assegnate da parte di chi, e quindi una breve storia sulle ricompense al valor militare, a cui fa seguito immediatamente quella che è la strada degli artiglieri, quindi in onore degli artiglieri decorati con la medaglia d'oro al valor militare, 228 lapidi già sistemate lungo 5 km di itinerario che porta da Rovereto, da Castel Dante, dove c'è il Sagrario, fino alla grotta di Damiano Chiesa, intervallata da circa 2,5 km dalla cappella dedicata a Santa Barbara, quindi un breve cenno alla strada degli artiglieri che tu ovviamente sicuramente avrai visitato già per tutto, secondo me. Già per tutto, è un obbligo per un artigliere. Io ti ricordo questo aneddoto, era a luglio del 1990. E mentre la percorrevo cambiò un po' il tempo, si mise un po' questa come succede in montagna, e mia moglie mi dice: io vado via, tu non hai paura? Io mi girai, ma come faccio? giusto, sono fratelli che si sono immolati per noi, ecco, per consentirci oggi di vivere in pace, anche se la pace oggi la vedo un po' così, non dico in difficoltà, ma un pochino in turbo. Bene, non so se lo segue il motto che hanno gli Stati Uniti, non mi ricordo quale presidente Cugnò, che disse che freedom is not free, la libertà non è gratis, purtroppo. Sì, però credo che l'Italia, come tanti altri paesi, avrà già pagato abbondantemente per la libertà. E l'esempio è queste 25 medaglie d'oro, ecco, quindi 12 mesi, 2 medaglie d'oro in ogni mese, fanno con le loro motivazioni della decorazione una brevissima storia del singolo, e quindi si chiudono i 12 mesi dell'anno. Inseriti in ogni mese c'è una breve cronologia dei maggiori eventi che si sono verificati in quel mese dell'anno 2016. Quindi specialmente sulle battaglie del Risorto è molto incentrato quella che è la cronologia.
qui abbiamo tra le 25 medaglie d'oro, ovviamente c'è Damiano Chiesa, che quest'anno, ricordiamo, nel 2016 ricorre il centenario della morte di Damiano Chiesa, quindi anche lì so che nel Trentino stanno cercando di organizzare adeguatamente la melodia, me lo ricordo. Gli daremo una mano, come sempre. Ma sicuramente. Poi abbiamo tra le medaglie d'oro abbiamo una novità quest'anno, perché tra le nostre ricerche ci hanno portato anche a un cappellano militare, Don Pacifico Arcangeli, cappellano militare nato nel 1888 nella zona di Macerata e morto su Grappa nel 1918. È nato artigliere, 3 anni in artiglieria e poi la vocazione è diventato sacerdote. Però è un artigliere, artiglieri si nasce e artiglieri si muore anche se poi strada facendo si cambia. Poi abbiamo ancora Carlo Etterle, no? Cosa che per me è di Vicenza, che tutti quanti noi abbiamo conosciuto e nei nostri ricordi. Quindi ne abbiamo tanti. Dei 25 ce n'è soltanto uno, il maresciallo Ferdinando Volta, maresciallo maggiore del Reggimento Artiglieri della Campagna, decorato per fatti d'arme non legati alla guerra. Ma questo maresciallo è morto nel seguito alle ferite riportate nello scoppio di un deposito munizioni, dove ovviamente è corso ad aiutare coloro che erano in difficoltà e ha lasciato la sua vita sul terreno, dando la vita agli altri. Il calendario prosegue con un excursus su quelli che sono i sacrari militari. Noi sappiamo tutti quanti che l'Italia è purtroppo piena di sacrari e di cimiteri non soltanto italiani, anche austriaci, cecoslovacchi, inglesi, francesi, così come noi abbiamo cimiteri italiani in parecchi paesi dell'Europa, giusto? Sì, dimmi tu, incluso uno dei garibaldini che è premiato in Francia perché furono impegnati sul fronte francese contro i tedeschi, già dal 1914 entrarono questi ragazzi. Insomma, ne abbiamo da raccontare. Se non sbaglio parliamo del cimitero di Bligny in Francia, dove anche quello è menzionato nel nostro calendario, ovviamente. Un volontario di guerra, un po' che però quella lì. Tu ricordi che noi abbiamo fatto un gemellaggio con gli artiglieri francesi già lo scorso anno, sì. Quindi siamo molto legati e loro vengono a trovarci, noi ricambiamo, quindi c'è uno scambio continuo tra Italia e Francia in merito alla nostra esperienza di vita. Quindi questi sagrari, l'escursus sui vari sagrari, il sagrario militare di Caporetto, di Civagrappa, quello di Brigni, del Montello, di Alziero, quello di Tipau, lo stadio di Tipau, il cimitero di Aquileia, da dove è partita la salma del Milite Ignoto, ricordiamo, e chiudiamo con i cimiteri militari britannici. Quindi un excursus, un ancora riconoscimento a tutti coloro che da una parte o dall'altra hanno combattuto sul suolo italiano ed hanno dato vita per la nostra libertà. Quindi non poteva mancare. Poi ricordiamoci che noi, ricordiamo che al raduno noi poi andiamo a rendere omaggio al Sacrario del Tonale, quindi l'Associazione Nazionale si recherà in folto gruppo ovviamente al Sacrario del Tonale con una cerimonia, come arriveremo ancora al paese di Vermiglio ai confini con il Trentino Alto Adige, anche lì c'è un cimitero, bisogna rendere omaggio a tutti coloro che hanno dato la loro vita combattendo nella famosa guerra bianca su cui tu hai accennato. Eh già, faremo qualcosa ancora di più, prossimamente sarà anche in trasmissione ancora anche il Walter, il responsabile del Museo della Guerra Bianca, mi ha promesso che certo. di queste cose. Bene, allora a noi non ci resta dare rinnovare. Vorrei soltanto chiudere, ho ancora due minuti, ti porto via, forse anche meno. Noi chiudiamo il calendario con un organigramma della nostra associazione.
noi abbiamo voluto ricordare come la nostra associazione è organizzata, come è articolata e come si presenta sul territorio italiano, quindi dal Piemonte, la Lombardia fino alla Sicilia. Potranno tutti quanti sapere come si articola la nostra associazione. In ultima pagina del calendario abbiamo, e non poteva mancare qui, il cannone sulla Lamello, il famoso ippopotamo portato a quota 3236, smontato, tirato di notte, di nascosto per non farsi vedere sotto la neve con le valanghe, quindi gli giri da montagna con gli alpini lo hanno portato a quota 3236 e questo non poteva mancare nel nostro calendario, nella nostra memoria, la memoria del passato che ci guida al futuro. È un dovere farlo, lo dobbiamo a chi ci ha preceduto e lo dobbiamo fare per chi verrà dopo di noi. Fammi dire in conclusione che il calendario, per chi è interessato, è disponibile presso l'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, via Aureliana 25 00187 Roma. Ovviamente poi anche attraverso la radio possono chiedere informazioni. Allora, certo, grazie certo, generale, certo. Tante belle cose, io no, vi faccio gli auguri di Santa Barbara a te, grazie a te, e come tutti diciamo, sempre e dovunque. Un abbraccio, grazie ancora, grazie. Buon lavoro e ancora buona Santa Barbara a tutti. Grazie. Ciao, ciao. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Il capitano della compagnia si è ferito, sta per morire e manda dire ai suoi alpini perché lo vengano a ritrovare. I suoi alpini che manda dire che non ha state per camminare o con le quarto pezzo alla mia terra.
ascoltando il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Eh sì ragazzi, è la voce dei nonni in grigio verde, ma soprattutto quella delle persone che ancora non vogliono dimenticarli, anzi usano ancora la nostra voce per parlare a tutti i ragazzi di ieri e di oggi. Ma facciamoci belli, carissimi commilioni e fratelli d'armi, arriva la nostra ospite d'onore, l'organizzatrice, la Marina, l'organizzatrice di Darfo Boario Terme. Allora sentiamo questo raduno dell'arma d'artiglieria, come lo stanno organizzando e soprattutto che cosa hanno in testa di fare quei ragazzi della comunità montana. Marina, raccontaci un attimo. Pronto? Buongiorno Marina, Gianluigi Radio Vacanze, come stai? Bene, grazie, buongiorno Gianluigi. Io, finalmente, allora, amici all'ascolto, per l'ascolto del Piave Radio Vacanze, abbiamo la signora Marina Codoglio da Darfo Boario Terme. Perfetto, ha detto sì. Così ormai ci conoscono tutti. Esatto, dove oggi splende un bellissimo sole, le montagne vengono valorizzate nel loro massimo splendore e dove appunto l'anno prossimo aspettiamo con grande impazienza il raduno degli artiglieri. Vedrai che ci sentiranno, tranquilla che sentiranno arrivare, arriveranno prima le cannonate e poi arriveremo noi. Invece Roma no, purtroppo, Roma si è presa l'acqua delle Alpi, se l'è portata in casa. Stamane insomma così, però torna a dire sempre il fascino di una città importante. Bene, allora tornando a noi, al nostro bellissimo raduno, noi saremo, come sai, la radio ufficiale Radio Vacanze per la trasmissione Italia Ascolta il Piave, vi accompagnerà fino al prossimo 5-8 maggio. Noi abbiamo tanto da fare, tanto da dire per le persone che ci verranno a trovare. Cominciamo subito da dire dov'è questa città, perché molti magari non lo sanno, eh. Certo, allora Darfo Boario Terme è una cittadina appunto che si trova in provincia di Brescia, però alla confluenza anche con la provincia di Bergamo, siamo a 50 km da Brescia e a 50 da Bergamo, in Lombardia, e è una città nota appunto per le terme, Boario Terme, e è una città di insomma direi di tipo turistico proprio, nel senso che è abituato a ospitare appunto turisti di varia natura, non solo termali ma sportivi, culturali e via dicendo, perché la città di Darfo Boario Terme si trova in Valle Camonica ma anche vicino al Lago di Iseo e alla Franciacorte, quindi offre la possibilità di tutta una serie di escursioni anche non solo in Valle Camonica fino a Ponte di Legno e Altonale, ma anche sul Lago di Iseo in Franciacorta. Ecco, allora possiamo dire che ci ubriachiamo di itinerari. Bella questa. Sì, direi proprio di sì, direi che la città di Darfo Boario Terme offre la possibilità di fare proprio delle escursioni a piedi nella propria città, alla scoperta delle incisioni rupestri che caratterizzano la Valle Camonica e anche altre diciamo bellezze proprio naturali come il Lago Moro, che è appunto un lago bellissimo che si può appunto visitare facendo una camminata oppure insomma sostando in alcuni posti dove ci sono delle vedute meravigliose, ma soprattutto c'è la possibilità appunto di visitare il Lago di Iseo per quanto riguarda Iseo e le isole proprio che compongono il lago, la Franciacorta appunto nota per i vini e la Valle Camonica ovviamente che diciamo il nostro gioiello, che appunto è ricca di incisioni rupestri, di storia, di cultura e via dicendo. Allora bisogna dire ai nostri artiglieri, ai miei fratelli d'arma, che prima di mettere in batteria i pezzi bisogna andare in giro, perciò perlomeno un paio di giorni bisogna farli, passarla in questa cittadina per godersela a pieno il raduno. Ma direi proprio di sì, nel senso che chi vuole può fare anche più di due giorni, può fare anche una settimana o 15 giorni, nel senso che abbiamo comunque anche le classiche cure termali che si possono fare presso le terme, quindi diciamo dalla cura idropinica ai fanghi, ai bagni, alle varie terapie, quindi chi vuole soggiornare più a lungo è sempre il benvenuto. Diversamente, come dicevi tu, c'è la possibilità... Almeno un paio di notti vanno passate, perché sennò veramente... E da mordi e fuggi è sempre un peccato, perché c'è, ricordiamo che oltre alla parte ufficiale a cui vogliamo bene, la nostra bandiera, le nostre tradizioni, c'è anche poi la parte quella che invece si incontra al territorio, che è importante, non è poco.
No, assolutamente, anche perché il territorio Camun appunto è un territorio ospitale, quindi abbiamo la possibilità di mostrare a tutti voi le bellezze appunto di questa valle. In particolar modo abbiamo uno dei borghi più belli d'Italia che appunto è Bienno, ed è appunto si caratterizza per essere appunto un luogo di conservazione particolare, esatto, di un patrimonio culturale particolare e tanti altri. Questo è proprio quello che volevo dire sempre io, che trasmetto sempre in ogni puntata sia dell'Italia Ascolta il Piave che anche di Radio Vacanze, quello che riguarda il turismo, è che l'originalità, la nostra fortuna, è che ogni territorio è fatto a sé. Scoprirlo anche in queste occasioni di stare insieme dove si ritrovano tante persone vale comunque la pena, è un tempo ben speso, ecco, questo possiamo dire, che secondo me è tempo veramente ben speso. Senti, posso farti una domanda sulle penne nere qui? Come ci ospiteranno questi nostri fratelli d'armi? Che dici, saranno bravi nella comunità montana? Come ci accoglierà? Ma assolutamente, allora il sindaco di Darfo, il primo cittadino di Darfo Boario Terme, appunto non vede l'ora di accogliervi, perché appunto è il padrone di casa, insieme naturalmente al presidente della comunità montana di Valle Camonica, appunto il dottor Oliviero Valzelli, che anche lui non vede l'ora di incontrarvi, perché naturalmente siamo tutti molto impegnati nell'organizzazione, per fare il massimo proprio per l'accoglienza. E quindi tutti noi vi accoglieremo appunto nelle nostre strutture ricettive proprio. Diciamo che usiamo i termini che tutti gli artiglieri capiscono, intendono bene. Signori, si aggiusta il tiro. Ecco, questa certo. È la nostra, così riescono a comprendere un po' tutti, anche i più vecchi e le bocce riescono sempre a capire che cosa si dice, perché sai, chi è stato in linea pezzi come noi ha un linguaggio tecnico che tutti conoscono. Allora, carissimi fratelli d'arme, nessuno andrà in giro a recuperare la linea zero. Questa, ti dico, linea zero sta per una linea ipotetica che va tra la bocca da fuoco e l'obiettivo. Allora, praticamente, che poi non esiste. Allora, quando i ragazzi erano appena arrivati, si mandava in magazzino di batteria a cercare questa linea zero. E poracci, giustamente, non potevano trovare una cosa che non esiste e non è materiale. Allora la gente girava ore e ore per la caserma a cercare questa linea zero. Ecco, questo era un po' lo spirito, perciò quando sentirai parlare così è questo. Allora, carissimi fratelli d'arme, qui la linea zero l'abbiamo già trovata, che con il nostro collega della comunità montana, il sindaco e ovviamente Marina, e l'obiettivo è centrato, in poche parole, speriamo, ecco, nessuno andrà perso, tutti ci auguriamo che si troveranno bene, insomma. Andiamo a cercare in qualche cantina, va bene così, benissimo. Saranno tutti in Francia Corta, sicuro. Sì, a godere appunto dei doni di Bacco. È la nostra entità, io sono sempre più convinto che più faccio questa trasmissione, più mi ritrovo con tanti italiani nel vero, veramente bella gente, belle persone, impegnate nel sociale, con la memoria verso chi purtroppo a 20 anni ha patito quello che ha patito, anche meno di 20 anni se vogliamo. E dunque, certo. Noi come sempre abbiamo deciso, ricordi Marina, di fare appunto una nella trasmissione di Italia Ascolta il Piave, parleremo appunto dei personaggi, della Val Camonica, degli alpini, delle penne nere, quello che hanno veramente tribolato in quell'area. Sì. E poi chiaramente parleremo anche nella puntata del turismo, invece la trasmissione del turismo, parleremo invece della recettività, le nostre, come stiamo lavorando per accogliere, proprio per dare questa sensazione, perché il nostro obiettivo è quello di far venire più gente possibile dando lo spirito di accoglienza, ma alla stessa maniera la memoria, ecco, la memoria, perché come dice appunto la frase, la memoria guardando al futuro ci dà poi la possibilità di andare avanti e vedere, diciamo, guardando il passato si guarda anche il futuro, altrimenti è dura, sennò perfetto, è una bella situazione. Sì. Senti, che cosa vogliamo dire ancora, perché ce n'è, poi ovviamente ci risentiremo anche più avanti, ne abbiamo di cose da qui a maggio, incluso faremo una puntata anche prima di Natale per fare gli auguri agli artiglieri, penso che è il minimo, così. Certo. E poi che cosa vogliamo ancora dire, tanto per questa prima intervista?
possiamo dire appunto che diciamo l'ospitalità è garantita appunto qui a Borio Terme nei dintorni, negli alberghi che abbiamo, quindi nelle varie strutture ricettive, diciamo 2, 3, 4 stelle, residence, quello che verrà richiesto, e che appunto cercheremo di organizzare al meglio queste giornate appunto di ritrovo nei valori che ci contraddistinguono, che sono naturalmente quelli della disponibilità disinteressata verso chi ha bisogno, della solidarietà, di questo, del senso di appartenenza a questo paese che, come dicevi tu, è stupendo proprio perché è vario e ogni posto è unico, compreso il nostro. Certo, ci mancherebbe altro, è una cosa di quelle, è una ricchezza, ecco, questa diversità è la ricchezza di quest'Italia. Come appunto hai detto, anche noi ci daremo una mano per le sistemazioni, quello che servirà saremo sempre qui disponibili per tutte le informazioni, possono contare sia su di voi che sulla radio, senza nessun problema, troveranno sempre qualcuno a dare l'informazione giusta con l'interesse corretto per arrivare a un buon obiettivo, allo svolgimento perfetto della manifestazione. Devono andare via contenti, la gente deve lasciare Darfo, quando tornerà a casa deve ricordarselo questo raduno, giusto? Questo è il nostro obiettivo. Sì. Sì, allora, assolutamente. Farò tutto il possibile perché se lo ricorderanno, tranquillo. Benissimo, mi fa molto molto piacere. È il nostro modo di fare. Allora, noi intanto allora, diciamo che salutiamo qui tutti gli ospiti e ti ringrazio a te, ringrazio anche il sindaco comune Simondini e il presidente della comunità montana, che mi farà piacere poi averla al telefono qualche volta, la nostra penna nera. Sicuramente. E allora, buon lavoro. Grazie mille e arrivederci a tutti e a risentirci a tutti. Allora, alla prossima volta. Brava, e la ricorda, si chiude così, sempre e dovunque. Questo è il motto dell'arma artiglieria. È il motto esatto, infatti, sempre e dovunque, sicuramente. Ciao e grazie per arrivederci a tutti, ciao. Grazie mille, grazie Gianluigi, ciao, ciao. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Pa 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 pa
E questi erano i cori della Brigata Tridentina in congedo, diretti dal nostro amico Giacomo Zecchini, a cui ringrazio per sempre per la disponibilità con cui ci dà la possibilità di mandare in onda queste canzoni. Sono appunto quelle che riguardano i nostri ragazzi, le persone più semplici, perché lo spirito, quello del valore alpino, credo che sia più volte dimostrato nell'affetto verso questo paese. Forse a volte mi ha ricambiato, beh, diciamo di sì, via. Qualcuno l'ha salutato anche con la destra, potete immaginare, no? Qualcuno gli ha fatto togliere il cappello in chiesa, beh, forse sarebbe il caso da guardare un po' indietro, via. Vediamo un po', magari si torna a qualche bella tradizione che non fa male mai a nessuno. Una penna nera non ha mai fatto male al suolo italiano, me lo dico io che poi chiaramente non lo sono, ecco, perciò non ho nessun interesse di parte. Mentre vi posso dire che ci stiamo veramente attrezzando per dare una mano a raduno, anche come radio abbiamo chiesto e ottenuto da un albergo lì nella zona, che poi vi farò sapere perché già il contratto è chiuso, ma voglio essere sicuro, che chi andrà a soggiornare là, incluso i ragazzi del terzo gruppo artiglieria Semovente Pastrengo, lì ricavato andrà, dell'incasso andrà poi all'associazione Lombardiglieria della Lombardia. Comunque una cosa veramente interessante come cosa, poi vi darò ancora altri ragguagli, ma intanto sentiamoci il nostro amico Leonardo Malatesta, il nostro storico, per un'altra medaglia d'oro. A te Leonardo, parlaci del nostro connazionale. Buongiorno. Buongiorno al nostro storico Leonardo Malatesta, come stai? Bene, bene. Mi fa piacere, oggi parliamo delle amate penne nere e di una loro medaglia d'oro. Assolutamente, quest'oggi parliamo della medaglia d'oro tenente Giovanni Cecchin di Malostica, provincia di Vicenza. Ecco, ancora un vicentino protagonista delle, diciamo, della storia d'Italia, che veramente la provincia di Vicenza ne ha dati tanti di brave persone, come diciamo noi. Allora, per l'Italia Ascolto al Piave parliamo di questo nostro tenente. Che cosa ha fatto per me? Allora, innanzitutto partiamo da un piccolo passo indietro, come sempre. Giovanni Cecchin non era un ufficiale di carriera, ma un ufficiale di complemento. Perché molte volte, quando uno sente parlare di Prima Guerra Mondiale, sotto tantissimi aspetti, perché la guerra non fu solamente combattimenti, ma toccò la popolazione italiana anche a Roma, anche chi era lontano dal fronte per varie operazioni, come le donne, il compensamento delle calze, il Partito Nazionale e così via, gli ufficiali di complemento. Gli ufficiali di complemento non erano ufficiali di carriera, ma era gente, giovani, uomini, che allo scopo del primo conflitto mondiale avevano almeno il titolo di diploma di maturità, se no erano iscritti all'università. Questi ragazzi, quindi, quando venivano dopo la chiamata alle armi del 24 maggio 1915, la mobilitazione generale di Vittorio Emanuele III, che era il capo delle forze armate, secondo lo statuto albertino, avvenne la chiamata alle armi di tutti i cittadini italiani abili dai 18 ai 50 anni, e chi aveva il diploma di maturità, se non la laurea o anche l'iscrizione all'università, la stava frequentando, divenne ufficiale di complemento. Dopo un corso presso le varie scuole di fanteria, cavalleria, teoria e genio, la durata di 3-4 mesi, questi uomini venivano mandati al fronte per dare una mano dallo sforzo bellico. Uno di questi fu Giovanni Cecchin. Giovanni Cecchin, nato a Malostica nel 1894. Il Veneto, fino ad allora, non aveva avuto una vocazione alla professione militare, come il Piemonte. Perché, se noi guardiamo i vari annuari dell'epoca, vedremo pochi altri ufficiali, quindi al colonnello in su, di origine veneta. Perché il Veneto, che era stato unito all'Italia nel 1866, i rampolli della società veneta si erano indirizzati verso altre professioni, come l'industria tessile o come anche altre professioni, non quella militare. Quindi scoppia la Prima Guerra Mondiale, questo Giovanni Cecchin venne reclutato negli Alpini, perché sappiamo tutti che il corpo degli Alpini aveva reclutamento regionale, e quindi chi viveva o in montagna oppure in zone perimontane come Malostica, era più facilmente che andasse a far parte delle truppe alpine rispetto a una persona che veniva da Venezia, facciamo un esempio. E quindi fu reclutato come sottotenente delle penne nere, quindi con una stella, nel battaglione 7 comuni, comandante della 90, poi diventerà comandante della 94esima compagnia. E morì nel 1917, però già durante la battaglia di Ortigara, però già nel 1916,
Quindi dopo l'offensiva del maggio 1916, chiamata anche Stacco Spedizione, nelle battaglie successive, che vanno da fine giugno e primi di luglio, ottenne altre due decorazioni al valore militare, vale a dire due medaglie d'argento a Monte Castelloni, San Marco e a Cima Caldiera. Siamo sempre sul piano dei sette comuni o altipiano di Asiago. E poi il suo battaglione faceva parte del sesto reggimento alpini, prima fu al comando del plotone e poi successivamente a comandare la compagnia. Morirà nella famosa battaglia dell'Ortigara. La battaglia dell'Ortigara inizia il 10 giugno e terminerà il 25 giugno. L'obiettivo che lo Stato Maggiore, guidato da Cadorna, si prefiggeva con questa battaglia era di rioccupare le posizioni perse un anno prima durante l'offensiva austriaca. L'obiettivo però non era Cimortigara, ma era un obiettivo intermedio. L'obiettivo massimo era riconquistare la bocchetta di Portule, che dominava l'alta valle dell'Assa. Ahimè, per gli italiani questa posizione non venne più rioccupata fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Quindi, per questa operazione che doveva essere già svolta nella tarda estate del 1916, poi per le cattive condizioni meteo rinviata forse la primavera, gli inverni dell'epoca non erano come gli inverni attuali, ecco perché doveva iniziare l'8 giugno e solamente il 10 giugno, dopo un bombardamento preparatorio di artiglieria della durata di 10-12 ore. Vennero dislocati nella zona, anche a distanza di 2-3 km da uno dall'altro, moltissime buche da fuoco di medio, piccolo e grosso calibro. Quindi persino nella vicina pianura vennero installate su vagoni ferroviari dei pezzi di lunga gittata da 320 mm francesi, che però, ahimè, non spararono in direzione giusta, ma spararono, avevano un tiro più corto, ma nelle linee italiane. Le battaglie dovevano iniziare l'8 giugno, ma prima iniziò il 10 giugno. Che fu un problema però, che dopo il bombardamento preparatorio ci fu la nebbia, e quindi questa aiutò gli attaccanti italiani della sesta armata, della maggior parte truppe alpine. Però quando la nebbia si dissolse nelle prime ore della mattinata, questi si trovarono letteralmente allo scoperto, perché dall'altra parte c'erano gli austro-ungarici, e gli austro-ungarici erano in posizioni dominanti, perché quando si erano ritirati dopo l'offensiva del maggio 1916 avevano scelto le posizioni più favorevoli a loro, e quindi era assolutamente un punto di vantaggio a loro favore. Le truppe alpine divise su tre colonne: la colonna di Giorgio, Cornaro e Stringa, tutti e tre colonnelli brigadieri, vale a dire generali di brigata, che poi avanzeranno di carriera, per dirvi di Giorgio, un messinese, ufficiale degli alpini di carriera, diventato ministro della guerra negli anni 20. Durante questi primi attacchi dei battaglioni alpini avremo il 16 giugno la morte di soprattutto il ferimento, la morte verrà solamente il 19, di Giovanni Cecchin, che verrà ricordato per la medaglia d'oro al valore militare con la seguente motivazione: di fronte al nemico dimostrò sempre sereno coraggio, cosciente spirito di abnegazione, fiducia in sé e nei propri uomini. Fulgido esempio di eroismo, guidò la propria compagnia all'assalto di forti posizioni nemiche, prima a slanciarsi fuori dai ripari. Con tenace volontà rinnovò ripetute volte gli attacchi, non mai fiaccato dal fuoco avversario, e riorganizzò poi le truppe, rianimandola per nuovi combattimenti. Nell'azione che portò alla conquista di una forte produzione, riconfermò ancora una volta le sue doti di valoroso ed abile condottiero. Ferito gravemente da una scheggia di granata nemica, manteneva fermo contegno incurante del dolore che lo straziava, ma fiero all'esito vittorioso conseguito nell'azione. Si spegneva tre giorni dopo, in seguito alla ferita riportata. Cimortigara, 10-19 giugno 1917. E come sempre, Leonardo, bisogna dire omaggio a questi ragazzi, e soprattutto cosa trasmettevano, questa simbiosi tra ufficiali, uomini, esempio. E questo è, veramente, io penso che sia questo che manca all'Italia di oggi: l'esempio di chi è a comando, da dare ai propri uomini, a farsi seguire. Proprio questo è uno dei scopi della trasmissione Italia Ascolta il Piave, grazie anche al tuo grande supporto, è proprio quello di dare valore alle gesta di questi uomini di un tempo. Bene, esatto. una bella chiacchierata anche oggi. Io, come sempre, l'affetto alle Pennerelle, lo diciamo, quel loro motto, mai tardi, perciò ricordare sempre questi ragazzi e loro carissimi amici.
parlare con Leonardo Malatesta è molto facile, www.leonardomalatesta.it, e anche la sua pagina Facebook, il sito della Medaglia d'Oro. Cioè, scrivete oppure chiamate anche a noi alla redazione, un sms al 320 46 87 503, ci farà piacere farlo, metterli in contatto e fargli raccontare anche i suoi ultimi libri, giusto, no? Esatto, esatto, benissimo, sì sì. Questo, quindi di sicuro che voglio terminare questa breve chiacchierata con il monito che tuttora è scritto nella colonna mozza di quota 2105 di Monte Ortigara, dove si tiene nel 1921 la prima adunata nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, per non dimenticare. Mai, non dimentichiamo mai, noi ma non dimentichiamo. Bene, allora grazie Leonardo Malatesta, al prossimo martedì. Intanto colgo a te gli auguri anche da parte nostra di Artiglieri di Santa Barbara, che protegga tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco. Esatto. Un abbraccio, ciao e alla prossima Leonardo. Ciao, ciao, ciao. Hai ascoltato il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde, ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni, che ti dà appuntamento a martedì prossimo su www.radiovacanze.com.